E siamo così giunti all'edizione 2018 del Strabadolato, un percorso di circa 5 km, 273 iscritti alla gara da ben 33 anni, un appuntamento irrinunciabile per i badolatesi e non solo. Certo, questa è una manifestazione che non si fa solo per gli sportivi, ma si fa per i turisti, si fa per tutti coloro che sono in vacanza a Badolato, anche per chi non è in vacanza, quindi per i residenti che sono qua. Anche quest'anno mi pare che il flusso degli iscritti è aumentato e questo non può che farmi piacere. In più, alla manifestazione ormai è un po' di anni che partecipa il gruppo dei diversamente abili della Casa di Cura alla Rinascita di Santa Caterina. Io per questo voglio ringraziare l'avvocato Miscioscia, sempre disponibile, che devo dire ringrazio anche e principalmente il Consiglio regionale della Calabria con il presidente Nicola Irto, che appena ho mandato la richiesta di patrocinio e di contributo è stato così veloce a darmi una risposta positiva. Vorrà dire che anche lui ha creduto in questa manifestazione, una manifestazione che potrebbe essere una tradizione per Badolato e che comunque è una manifestazione che impegna molti soci, impegna molti amici che mi danno una mano a fare il tracciato del percorso, a mettere le transenne. È una cosa molto lavorata, a parte quello che sono le autorizzazioni varie, ANAS, provincia, comune, però diciamo che questa è una manifestazione che noi vogliamo portare avanti. Io però posso dire da subito che il prossimo anno voglio lanciare questa palla a un gruppo di giovani, a un gruppo di persone volontarose che vogliono essere parte attiva a Proloco con un gruppo di persone che si dà da fare a portare avanti questa manifestazione, perché io sono sicuro che se questa manifestazione noi molliamo, sono sicuro che non si farà più niente e sarà un peccato, perché questa manifestazione accomuna tante persone e rende, diciamo, una giornata diversa anche se sta facendo parecchio caldo. Quindi hanno sfidato anche il caldo per venire alla Strabadolato. Si è pensato anche ai fanciulli? Sì, diciamo che la manifestazione si divide in due tronconi. C'è la corsa dei bambini, che è di un chilometro circa, e la corsa degli adulti, che è di circa 5 chilometri. Questo per differenziare anche il momento sportivo. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di tutti coloro che a Genova hanno perso la vita a causa del crollo del ponte Morandi. Il 17enne russo Vitaly Grigorev ha tagliato per primo il traguardo. Abita a Milano, ma sta trascorrendo un periodo di vacanza in Calabria. Sì, sono qua in vacanza, ho visto l'annuncio della gara, ho voluto partecipare perché tanto corro la mattina, volevo provare le mie forze, ma addirittura io partecipo già il secondo anno. La strada conoscevo e già sapevo dove fare il scatto finale, e dove si può rilassarsi un po'. Che c'è quella collina lì, tanto la marcia la sapevo. L'anno scorso ero sesto, ma ero primo nella classifica dei quelli che hanno meno di 18 anni. E quest'anno volevo fare un po' di più, mi sono allenato un pochino così, tanto guardavo il tempo e ho preso questo risultato qua. Fanno sussultare il cuore dei tifosi, gli atleti più attesi, Totò Femia e Mimmo Rossi. Epica sfida alla Strabadolato. Stavolta, come è andata a finire? È sempre un onore correre la Strabadolato e da piccolo, in onore al professore Valentino che mi ha sempre allenato, e fare la sfida con Antonio è sempre uno stimolo in più. Anche quest'anno pensavo di non farcela, crampi, dolori, ma grazie alla sorella e terapia intensiva ho fatto la gara. Un piacere con Totò, un grande artista. Devo correre ancora 20 anni per poterlo battere. Su Rossi devo dire che è un grande sportivo, perché pensavo che in realtà questa volta di farcela io, però in realtà il suo infortunio è stata solo una mossa tattica, per cui mi ha dato
mi ha fatto pensare che lo potevo battere, invece fino al terzo chilometro siamo stati insieme, poi mi ha dato mezzo minuto. Onore al merito, Rossi è un grande atleta, ma più che altro è un grande pubblico che fa piacere e onore veramente partecipare ogni anno, e grazie a Rossi l'entusiasmo c'è sempre di più. Viva lo strabato e viva Badolato, sempre con noi. Grazie a voi.